Ragazze, ben ritrovate in un nuovo video e sul mio canale di Away Fairy. Allora, stiamo tornando dall'IKEA, come vedete sono in macchina e ho preso un po' di mobili per la craft room per riuscire a finirla e niente, vi faccio vedere poi come li montiamo, mentre li montiamo e il risultato finale. Spero che il video vi piaccia, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Vi mando un bacione, a dopo, ciao! Thank you.
Ciao ragazze e benvenute. Adesso vi faccio un breve tour, proprio una cosa veloce, così vedete com'è venuto alla fine. Questa parte qui ovviamente l'avete già vista, quindi non sto lì a, diciamo, a farvela vedere di nuovo. Volevo farvi vedere la nuova parte, che è parte da qui, dove ho messo questa lavagna grossa, che sia calamitata che ci si può scrivere sopra. E poi questa è la nuova parte, diciamo la nuova craft room, così, con tutte le cassettiere dove finalmente posso mettere tutto il materiale che ho, perché ne avevo tantissimo e non riuscivo a sistemarlo, avevo ancora scatoloni in giro. Quindi niente, vi faccio una carrellata veloce con le cose più importanti, magari per prendere spunto per chi vuole farsi la cameretta o un angolino creativo. Allora, a parte la lavagna, qui con tutte le calamite, ho questo qui che c'era già, che dove metto tutte le carte scrap, e l'ho preso all'IKEA ed è grigio, quando l'ho comprato io l'ho riverniciato. Poi qui mi sono fatta l'angolino per plastificare, questo è un tappetino per il taglio, e se posso darvi un consiglio, fate attenzione al calore, perché come vedete qui si è un po' sformato col calore e quindi è così, purtroppo rimane così. Qua allora, qui ho messo le squadre, questa è una lampada, qui sono tutte le mie foratrici, qui ci sono pinze e tronchesine, righello, qua è per magari mettermi gli ordini, tutte le forbici, i bicchierini e un po' di cosine, qui c'è la mia tisana e forbici, stondangoli, poi ho messo l'orologio, le cuffie, un po' di cosine per il computer. E qua c'è un'altra cosa per, ci ho messo questo qui che c'era la frase, si vede poco però. E poi niente, ho messo il termometro, un'altra lavagna che ha praticamente le calamite, e anche su questa ci si può scrivere, ma penso che lo userò più che altro per scrivere, e l'altra più per appiccicare le cose, perché questa qui essendo in vetro non è molto calamitata e quindi non mi trovavo bene. Qui ho messo tutte le lame della Silhouette, questi cosi qua, ecco un consiglio, sono dei vassoietti per le provette di sangue. Mia mamma lavorava in ospedale, le buttavano via e me ne ha presi due, io le ho incollate insieme e poi le ho verniciate, ed ecco un cosino per mettere tutte le lame della Silhouette, è comodissimo. Qua c'ho gli attrezzini che uso per la Silhouette, in un cassetto ho messo i tappetini. Adesso non vi faccio vedere tutti i cassetti, Poi mi sono fatta questa cornicetta, che carina, ce l'avevo già da tanti anni, non l'avevo mai usata e si adattava bene visto che ha la coroncina. E allora, un altro consiglio che posso dare per chi vuole farsi l'angolino con il computer è che appunto io, mettendo questi pannelli forati, ho potuto mettermi tutti gli hard disk appesi, che occupavano un sacco di spazio e oltretutto erano anche bruttini da vedere, scomodi, così li ho messi così, sono comodissimi, perché hanno anche, me li sono messi con gli interruttori a vista in modo tale che posso accenderli e spegnerli all'occorrenza. Qui io sono piena di dischi, perché tra tutti i video salvati e tutti i file dei refill di queste cose qua ne ho tanto di spazio da occupare. Un'altra cosa carina che ho deciso di mettere sono praticamente i LED sotto. Vedete questa striscia che va lungo tutto il percorso dei pensili, quindi sia di qua che di là. E adesso ve lo faccio vedere acceso. Ok, ecco qua. Questo sarebbe il bianco, adesso in video purtroppo lo fa vedere viola, però è bianco ed è comodissimo perché illumina tutta la superficie, quindi magari di sera quando faccio qualcosa non accendo, diciamo, proprio il lampadario, ma posso accendere questo e mi illumina tutta la parte. Poi vabbè, al telecomandino puoi mettere i colori, quindi non so, adesso da qua non prende molto perché così è rosa, poi giallo,
verde. No, non era verde. Questo forse verde, questo è verde. Comunque puoi fare tutti i colori, puoi fare che sfuma, puoi fare che flash. Però sinceramente io lo userò solo bianco, perché non è una discoteca, è una craft room, quindi bianco e boh. Ed è così. E altri consigli? I pannelli forati sono una figata pazzesca, potete mettervi tutte le cosine che usate di più, le avete a portata di mano e sono veramente, mi sto trovando veramente benissimo. E niente, questa è com'è venuta, ve la faccio vedere da lontano. Ah, un'altra cosa utile è questi affari qua, io li uso per i vinili e sono in realtà dei portasacchetti dell'IKEA, costano mi sembra 1,50 euro l'uno, sono molto comodi e poi è anche bellino da vedere, ecco. Quindi niente, questa è la mia nuova craft room. Se volete poi il tour completo fatemelo sapere in un commento, e naturalmente sarà un tour lungo come l'altra volta, anzi forse un pelino potrebbe essere di più, spero di no, magari mi spiccio un po' di più, perché veramente io ho tantissimo materiale, quindi non posso, se volete vedere cosa ho devo per forza aprirvi gli sportelli, i cassetti. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi possa essere di ispirazione per i vostri angolini creativi. Adesso vi metto una schermata dove vi do la vincitrice del giveaway di 2 settimane fa, quello del pulisci viso per i pori, e quindi vi metto una schermata dopo con la vincitrice del giveaway. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando mettetemi un pollice su, lasciatemi un commento, fatemi domande se volete, se vi interessa sapere qualcosa che avete visto, ok? Quindi niente, vi mando un bacione grande e ci vediamo nel prossimo video, ciao!